C'era una volta, molto molto lontano, nel regno della dimensione magica, una ragazza che un giorno scoprì di essere una fata e una principessa. La sua vita cambiò per sempre e divenne una favola, una storia di coraggio, di amicizia e di avventura. Una storia incantata, ma senza un vero finale, perché quel finale solo lei, ora, potrà scriverlo. Pagoda di Aghen. Siete pronti? Andiamo! Non c'è nessuno ad accoglierci. C'è qualcuno in casa? In casa? In casa? In casa? C'è qualcun altro? Wings and Chantix! Enchantix, magica polvere di fata su di me. Magica polvere di fata su di me con Enchanti, e tutto il mio potere al massimo risplenderà. Fata sarò, magia Aisha! Enchanti, un battito di luce dentro me, potere di Enchanti, scatena tutta la mia energia.
magia, fata sarò al massimo. Blu! Esercito di robot ridotto in un esercito di rottami in meno di 2 minuti. Un lavoretto di primo ordine, ragazze. Questo sì che è un gioco di squadra. Oh no, questo è molto di più. È un gioco da Winx Club. Muoviamoci. Ho registrato un'altra presenza nel palazzo. Le si sta avvicinando rapidamente. È Hagen l'armaiolo. Tenete gli occhi ben aperti. Maestro dell'acciaio lucente! Stella, puoi farci un po' di luce? Risplendere è la cosa che mi riesce meglio. Che? Ma che succede? Hagen, l'armaiolo della compagnia della luce. Preferisco l'ombra, ora. Fa un altro passo e sarà l'ultimo della tua vita. Finalmente le ho trovate. Santo cielo! Spero di non essere arrivata troppo tardi. Avete invaso il mio castello e annientato le mie guardie. Ma contro di me non avrete altrettanta fortuna. Hagen, vedo che sei sempre il solito diplomatico. Direttrice Faragonda! Per 1000 stelle del cielo, Faragonda, sei proprio tu. Hagen, quanto tempo è passato? Secoli, direi. Da quando la compagnia della luce si è sciolta. Ti trovo... invecchiata, proprio come te. Ma con lo scorrere degli anni si diventa più saggi. Abbassa la tua spada di fronte a Bloom, l'ultima principessa di Domino. La figlia di Orithel e Merion. Ma è viva. Io pensavo... No, amico mio. Bloom si è salvata. Ed è stata cresciuta sulla terra da genitori adottivi. E ora è qui per trovare i suoi genitori naturali. E la tua fucina non è il luogo più adatto per fare luce sul passato. Forse è arrivato il momento per accettare quell'invito che rimandi da sin troppo tempo ormai. D'accordo. Adesso non ho nessuna voglia di affrontare un altro avversario. Allora continueremo la nostra chiacchierata ad Alfea. Finalmente sei uscito dalla tua tana, vecchio orso.
fate? È sempre tutto così colorato da queste parti, oppure oggi è un giorno speciale? È il giorno del dono, Hagen. Oggi alcune delle nostre allieve si diplomeranno e lasceranno Alfea. Il loro percorso di magia è giunto al termine. Ma per Bloom il cammino continua. È per questo che sono venuta nel vostro rifugio, maestro Hagen. Io so che i miei genitori, i miei veri genitori, sono da qualche parte, dispersi nella dimensione magica. E voi siete l'unico che può aiutarmi a ritrovarli. Non aspettarti troppo da me, ragazza. Potresti rimanere delusa. La spada, Hagen. Bloom ha studiato e conosce la storia. La spada di Re Oritel, mio padre. Ah, la spada, certo. Una lama incantata che niente e nessuno avrebbe mai potuto strappare al suo padrone. Un legame eterno e invincibile. Il capolavoro del maestro dell'acciaio lucente. Così dicono i libri magici. Voi, maestro, potete scoprire dove è finita quell'arma. E se troverò la spada, troverò anche mio padre. Sai, Bloom, ho forgiato innumerevoli spade nella mia vita. E per Oritel ho creato la spada più intrepida di tutte. Un simbolo. Una spada costruita per essere impugnata solo da un re dal cuore nobile. Eravamo i maghi guerrieri più potenti del nostro tempo. In lotta contro la minaccia delle streghe antenate. Abbiamo combattuto uniti con tutte le nostre forze, ma per trionfare abbiamo pagato il prezzo più alto. Ero al loro fianco quel giorno. Si combatteva la battaglia finale delle tre streghe antenate contro Re Oritel e la regina Marion, i tuoi genitori. Essi scomparvero insieme alle streghe, avvolti in un vortice di energia oscura. Io non potei fare nulla. Neanche la più grande spada magica che avevo creato riuscì a salvarli. E da allora non ho mai smesso di cercarli, giovane fata. Non un solo giorno è passato senza che io non abbia provato a percepire il potere della spada del re. Per trovare i miei migliori amici, Bloom. Per trovare tuo padre e tua madre. La dimensione magica è grande. Ci deve essere da qualche parte qualcosa... Bloom. Quella che senti è la voce del tuo cuore. Ma devi guardare in faccia la realtà. Mi dispiace, Bloom. No, no! No, Stella, potrete consolarla più tardi. Ma per ora Bloom ha bisogno di restare sola. Andate a prepararvi. La cerimonia sta per avere inizio. Dopo 3 anni di grande lavoro e molte emozioni impreviste, la vostra esperienza nella scuola per fate di Alfea sta per concludersi. Ora, insieme alle persone più care, festeggerete il giorno del dono. Per le nostre diplomate è giunto il momento di indossare le vesti di fate guardiane. È il momento di raggiungere l'armonia. Venite avanti, ragazze. Ciao, Kiko. Non è il momento. Ciao, piccolo. Scusami, non sono dell'umore adatto per giocare adesso. Ma non preoccuparti, non è colpa tua. Mi sento come se il mondo avesse perso tutti i suoi colori. Che tenero che sei. Come ti chiami? Ce l'hai un nome? Ron. Ron! Sì, credo che ti chiamerò così. Questi piccoli portagioie
contengono il potere dell'armonia. Questo è il dono finale per ogni singola fata. Aprite questi cofanetti. Preparatevi a essere un'unica cosa e a fondervi con la dimensione magica. Le piante, gli alberi, li sento sussurrare nel vento. Capisco ogni parola, ogni emozione. È questa la differenza tra essere una fata che usa la magia dei fiori ed essere la fata dei fiori. Io posso collegarmi con ogni computer del mondo, con ogni tecnologia. Sento tutte le musiche del mondo. Sento la canzone segreta nel cuore di ognuno e posso cantarla. La luce, quella del sole, della luna, delle stelle, splende dentro di me. Ora posso illuminare ogni cosa. Sento il rumore della pioggia nel mondo, ogni battito, ogni goccia, fino all'infinita pace delle immensità degli oceani. La scuola è finita, ragazze. Avete finalmente completato il vostro percorso. I vostri mondi, da oggi, hanno delle nuove fate guardiane. Voi. Ah. Urrà! Winx, vi voglio bene. Asciuga le tue lacrime. Sei così bella. Anche quando piangi, amore, credimi. Ma la Bloom che amo sorride sempre. Sky, il mio principe è qui per portarmi via da questa torre triste e solitaria. Forza, ragazze! Il ballo del diploma sta per cominciare! Che cosa ve ne pare? Voglio che Brandon annoti questo nuovo modello. Con quel vestito addosso, le probabilità che Brandon guardi quel nuovo modello sono praticamente zero. Signorine, di solito non permetterei una cosa del genere, ma visto che oggi è un giorno speciale... Toc, toc! Sono qui le fate guardiane? Brandon è mio! La più incantevole e desiderabile delle fate guardiane. Mi hai convinto, grazie. Volevo portarti un fiore, ma quale fiore posso regalare alla fata che li crea? Ma è vero che adesso sei connessa a tutti i computer, a qualsiasi forma di tecnologia? A tutto, sì! Alla velocità delle fibre ottiche! E tu non fare il finto tonto, ho visto che stavi guardando durante la cerimonia. Credevo di essere qui per un'occasione importante, non per farmi fare la predica. Riven, tesoro, quanto siamo permalosi. Hai perso il senso dell'ironia? Sono felice per loro. Insieme abbiamo fatto delle cose incredibili. Ma ora tutto sta finendo. È la scuola che sta finendo, la vita va avanti. Ma forse è proprio questo. Hai paura di non essere all'altezza di quello che gli altri vogliono da te? Tu mi capisci sempre, vero Sky? Non me ne parlare. Di cosa? Dei ruoli che ci affidano gli altri. Ma io so che tu sei la migliore e riuscirai sempre meglio di chiunque. Dai, ora va a cambiarti. Ti voglio bellissima per la festa di stasera. Mastro Hagen, tu sei Mastro Hagen, vero? Io mi chiamo Riven, sono uno degli specialisti. I cavalieri della scuola di Fonterossa. Specialisti, Winx. Vi date tutti dei soprannomi in questo posto. Devo farti una domanda. Spero che oggi non sia la giornata delle domande a cui non so rispondere. Ogni cavaliere conosce la leggenda di Hagen, maestro dell'acciaio lucente. La leggenda però non dice dell'uomo che ha scelto l'oscurità. Mi interessa colui che si è lasciato la luce alle spalle. L'oscurità fa parte di noi, ragazzo. Come in una scacchiera dove le parti nere delimitano quelle bianche e viceversa. Noi dobbiamo lottare ogni giorno perché una parte non prevalga sull'altra. Ci sono molti motivi per cui è importante battersi. Per esempio? Riven, ecco dov'eri! Vieni dal tenebroso, non isolarti come al solito. Ehi, guardate laggiù, ci sono Bloom e Sky! Vi abbiamo beccato! Yuhu, piccioncini! Loro ci sono riuscite e io no. Stai scherzando? Tu sei Bloom. Lo sanno tutti che sei la fata più potente qui ad Alfea.
Proteggere la gente e il proprio mondo. Questo fa di una fata guardiana. Ma io sono una principessa senza un regno. Non ho un popolo da difendere. Il mio mondo, Domino, è stato distrutto. Se solo avessi ritrovato i miei genitori, avrei compiuto la mia missione fino in fondo. E avrei raggiunto l'armonia per diventare una fata guardiana. Avevo una speranza e una possibilità, ma le ho perse tutte e due. Se ti arrendi così, tu per me non sei la vera Bloom. Aiuto! Una strega ha preso il posto della ragazza che amo! Dimentica le parole di Hagen e non fermarti. Fai come sempre. Credi in te. Credi in quello che ti dice il cuore. E non fallirai. Ricordati, io sono il tuo fan numero uno. Io credo in te. Ecco, c'è ancora una cosa, Bloom. Non te lo dovrei dire, ma voglio che tu lo sappia. Oh, no! Principe Sky, ero certa di trovarvi qui. Non posso partire senza di voi, Altezza. Ehi, solo 5 minuti, d'accordo? 30 secondi. Sky, ma che sta succedendo? Chi è quella ragazza? Bloom, io vorrei spiegarti tutto e lo farò presto, te lo prometto. Va tutto bene. Va tutto bene, credimi. Ma ora devo andare. Sky. Non chiedermi niente, ti prego. Tornerò presto e non ti lascerò mai più. Ma mi stai lasciando adesso? È tardi, Altezza. Ti amo, Bloom. Non dimenticarlo mai. Come stai? Sono stata anche meglio. Vieni qui. Oh, com'è andata la festa? Stai parlando di quella palla organizzata lì sotto, Bloom? Non è una vera festa se non ci sei tu. Ragazze, ma voi ci pensate che questa è l'ultima notte che stiamo qui insieme? Infatti, e non la passeremo dormendo. Ma no! Io dico che qui ci vuole un bel cuscino party come si deve. Vorrei dire un pigiama party. Ehi, perché mi state guardando così? Come un angelo. Dovevi vedere come ballava River. Faceva così e poi così. Se ti sentisse. Forza, ragazze, è ora di fare le valigie. Parti per Linfea? Sì. Mi fa effetto pensare che tornerò a casa come la fata dei fiori. Tranquilla, sarà tutto come prima, con qualche piccola responsabilità extra. Proteggere il proprio mondo, la felicità di tutta la popolazione, piccole cose, insomma. Come dico sempre, da un grande potere deriva una grande popolarità. E tu, Bloom? Tornerai a Gardenia dai tuoi genitori terrestri? Sì. Mike e Vanessa mi aspettano. Per un po' aiuterò la mamma al negozio di fiori. Poi, chissà. Sono due brave persone e ti vogliono bene. Per ognuna di noi sta per cominciare una nuova avventura. Ma questo non significa che le cose cambieranno, Bloom. Qualunque cosa accada, voi sarete sempre le mie migliori amiche. Amiche per sempre. Assolutamente per sempre. Wings Club per sempre! Addio, Alfea. Hai mai visto quel mondo fantastico? È quel posto speciale in
Guardala, Vanessa. È come un uccellino in gabbia. Questo mondo è troppo piccolo per lei. Questa non è più la sua vita. Io voglio che Bloom sia felice. La sua felicità è la nostra, Mike. Tocca a noi fare qualcosa. Dormi bene, amore. Domani tornerai a sorridere. Te lo prometto. Lasciatemi sola. Bloom. I miei genitori. Distanze. Supera tutti i confini. Ascoltami, sorellina. La tua ricerca deve continuare. Il tuo cuore lo sa. I nostri genitori sono ancora vivi e forse ora sono più vicini. Ho una notizia per te, Bloom. Vieni a Roccaluce. Vieni da me. Daphne! Daphne, sei qui! Bloom, cara sorella, come sono felice di rivederti. Anch'io. I nostri genitori, mi dicevi che forse... Non tutto è perduto, ma sei pronta a scoprirlo anche se questo ti porterà ad affrontare grandi pericoli? Per salvarmi hai sacrificato te stessa. Con il tuo aiuto sono pronta ad affrontare tutto. Bene. Nostro padre custodiva un testo magico chiamato Libro del Destino, nel quale è scritta la storia di tutti, anche della nostra famiglia. E se i nostri genitori sono vivi? Il libro te lo dirà. Perché non mi hai parlato prima di questo libro? Ero convinta che le tre streghe antenate lo avessero distrutto durante l'attacco a Domino. Invece, nostro padre lo nascose insieme a dei testi narranti la storia di Domino nella biblioteca segreta sulla montagna del Rock, affinché non si perdessero. Davvero? Sì. Dopo tanto tempo, i ghiacci su Domino hanno cominciato a sciogliersi e hanno mostrato che la biblioteca era stata risparmiata dalla furia delle streghe. Allora tornerò sul nostro mondo e la troverò a qualunque costo. Bloom, aspetta. Un'ultima cosa. La mia maschera adesso è tua. Quando la indosserai, tu vedrai attraverso i miei occhi
Vedrai Domino com'era e troverai la tua strada. La maschera ti guiderà alla montagna del Rock, dove si trova la biblioteca segreta. Aspetta, Daphne! I miei poteri si indeboliscono. Le profondità del lago mi reclamano. Devo riposare. Ti prego, non andartene di nuovo. Bloom, questo non è un addio. Ricordatelo. Tu non sarai mai solo. E io sarò sempre accanto a te. E saremo di nuovo una famiglia. Un giorno. Daphne! Grazie, Daphne. Con il tuo aiuto ce la farò. Mamma! Papà! Mi è successa una cosa incredibile! E un'altra sta per succederti adesso. Sorpresa! Non dirmi che te l'hai dimenticata. Oggi è il tuo compleanno. Ma è la sorpresa più bella che abbia mai... Grazie. Ehi, lo sai che quando c'è da festeggiare sono sempre la prima? Tua madre ha avuto questa splendida idea. E noi abbiamo fatto il resto. Per il regalo non è stato facile metterci d'accordo, sai. Grazie. Ma voi siete il più bel regalo di compleanno che potessi desiderare. Sì, ne sei proprio sicura? Va bene, Sky, puoi tornare a casa. Sky? Sono qui. Te l'avevo promesso. Ma dov'eri finito? Guarda che io ti ho chiamato un sacco di volte. Ma avevi sempre il cellulare spento da quella sera. Da quella sera ho intrapreso un cammino, Blue. Ma non è passato un solo giorno senza che io abbia pensato a te e... Scommetto che voi due volete stare un po' da soli. Ma prima spara la tua notizia incredibile. Daphne mi è apparsa in sogno. Può guidarci lei. La ricerca dei miei genitori ricomincia. Allora, chi viene con me? Che razza di domanda è? Tutti! Credi in te, in quello che ti dice il cuore, non fallirai. Me l'hai detto tu. Io ci credo. Accidenti, che brutta allergia! La spada? La spada si sveglia, avverte il potere di Domino! La sua luce è rovente! Ci sta bruciando! Avverte il potere di Domino! Qualcosa o qualcuno la sta risvegliando, ma chi? Abbiamo distrutto quel pianeta, i suoi abitanti e il suo re! Nessuno è più in grado di accedere a quell'immenso potere! Dobbiamo distruggere quella maledetta spada! Solo distruggendola cancelleremo per sempre il potere di Domino dalla dimensione magica! Ma se il solo sfiorarla ha rischiato di uccidere noi e ha ucciso tutti i guerrieri arrivati al suo cospetto! Mio signore, Mandragora è al vostro servizio. Concedete al vostro araldo il potere dell'oscura energia e lascerò la gelida prigione del cerchio di Obsidian per cercare l'origine di quella forza. E sia tenebre eterne! Fulgore ancestrale! Cielo senza fine! Sì! Sento già scorrere la vostra forza! Ah, troverò l'ultima scintilla del potere di Domino! E la spegnerò per sempre con le mie mani! Vostro pilota che vi parla. Stiamo attraversando la magnetosfera del pianeta Domino, perciò potrebbero verificarsi delle leggere turbolenze. Leggere turbolenze, eh? Oh, ho lo stomaco sotto sopra. Oh, che lo dici? Bloom, ascoltami. Riguardo a quello che stavamo dicendo a casa tua, so che mi hai cercato in questi mesi e che ti sei chiesta dove fossi finito e... Ho aspettato 4 mesi. Posso aspettare ancora qualche ora? Abbiamo una missione da compiere e devo essere concentrata. Ma non vuoi sapere dove sono stato? Posso aspettare?
Mi fido di te. Accendo il camino? In questo deserto ghiacciato non riesco a localizzare dei punti di riferimento. E pensare che questo, una volta, era il pianeta più bello della dimensione magica. Sì, prima di venire distrutto dalla furia delle streghe antenate. E ora non c'è più traccia del suo antico splendore, né dei suoi abitanti. Non ci sono segni di vita. La maschera di Daphne ci aiuterà. Daphne aveva ragione. Posso vedere Domino com'era una volta. Oh, com'era bello. Seguitemi! Sei sicura che sia la pista giusta? Che tu ci creda o no, la maschera mi sta guidando. La maschera di Daphne? Sì, me l'ha lasciata mia sorella in sogno, per facilitarci la ricerca. Dovremmo proseguire con la motorbike, perché dall'alto con questa nebbia non si vede niente. Tu sei sempre... Che fai, Sky? Provi a superarmi? Perché vuoi sempre farti umiliare? Ma se sei così lento che Musa si è addormentata? Ah sì? Allora ci vediamo a destinazione, fra qualche ora! Primo, specialisti, fareste bene a tornare all'asilo. Secondo, Bloom, è quella la montagna del Rock? Sì, è lei! Io non credevo che fosse... Ragazzi, vedete quello che vedo io? Bloom, tuo padre, Re Oritel, deve aver protetto la biblioteca costruendola sopra un rapace gigantesco chiamato Rock. È un animale mitologico. Finora... nessuno era sicuro della sua esistenza. Sembra che la montagna sia il suo nido. E noi stiamo per saltarci dentro. Sarà meglio dividersi. Voi andrete alla ricerca del libro. E noi ci occuperemo del Rock. Lasciateci fare. In fondo, se ci chiamano gli specialisti, ci sarà un perché. Salendo è un rampicante duro come l'acciaio. Muoviti, Sky! Non voglio rimanere appeso tutto il giorno. Puoi gridare un po' più forte? In fondo stiamo solo cercando di non svegliare il bestione. Tranquilli, non ci sentirà. Non trovate che Riven ultimamente sia più antipatico del solito? Vi dico che non può vederci. Accidenti, non vedete che siamo troppo piccoli per lui? Oh no! Riven! Elia! Calmatevi! Aisha ha ragione. L'importante è che non si metta a volare. In fondo, se ci chiamano gli specialisti, ci sarà un perché, eh? Specializzati a metterci nei guai. No! Brandon! Torna giù, tesoro, presto! Dobbiamo trasformarci e inseguire quel coso? Il Rock è troppo veloce per noi. Se vogliamo salvare i ragazzi, abbiamo una sola possibilità. Hai un piano, Bloom? La navetta! Torniamo all'Owl, presto! Aiuto! Aiuto! Attento, Timmy! Afferra la mia mano! Non ci arrivo! Un ultimo sforzo! La liana si spezza! Aiuto! Timmy! Ci è mancato poco. Che cos'è quello? Il rampicante mi ha obbedito. Timmy è salvo! Ora bisogna solo capire bene a cosa servono tutti questi pulsanti. Pulsanti, lucine, manopole... Oh, roba da maschi! Datemi ali e magia e vi faccio vedere io. Dubito che con le nostre ali li avremo raggiunti. Ora dobbiamo calmare il Rock. E non sarà facile. È furioso. No, non è furioso. È solo impaurito. Quel tacchino extra large ha bisogno di una bella ninna nanna. Musa, credi di riuscire a usare il tuo potere per calmarlo un po'? Ci posso provare.
È inutile, è troppo distante. Dobbiamo avvicinarci di più. E allora tenetevi forte. Furia di Drago! Avanti. Ecco le nostre salvatrici. Eh? Ci siamo quasi. L'abbiamo quasi raggiunto. Ancora un piccolo sforzo. Sì, riproviamoci. Ora devo solo... smetterla di preoccuparti. E chi si preoccupa? Io sono tranquillissimo. Riproviamoci. Attenta all'ala stavolta. L'abbiamo persi. Sono scomparsi sotto le nuvole. Stella, puoi fare qualcosa? Cerchiamo un po' di sole, così ci viene una bella tintarella. Spacca nuvole! Sei pronta a ballare, Tecna? Avanti, Musa! Tocca a te! Non vi deluderò! Potere dell'armonia! Urrà! Funziona! Sei grande, Musa! Ehi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! È vivo! Siete state bravissime! Le mie padrone non possono essersi sbagliate. Eppure ormai Domino è solo un pianeta deserto. Ma... fermi un momento, fermi. Avverto una grande energia. La biblioteca segreta dei sovrani di Domino. È incredibile. Ed è in perfette condizioni. Dopo quella bella scorrazzata sulla schiena del Rock, pensavo che avremmo trovato solo un mucchio di briciole. La biblioteca è difesa da un incantesimo di protezione molto potente. Wow! Mi servirebbe per tenere in ordine la mia stanza. Nah, non basterebbe mai. Questo significa che tutti i volumi saranno al loro posto. Ora, dobbiamo solo trovare il libro del destino. Fermi! Non andrete da nessuna parte con i capelli ridotti in quel modo? Avanti, Bloom. Leggilo. Sì, sì, ora vi ho in pugno. Sento avvicinarsi il potere del fuoco del drago, accompagnato da un gruppo di fate guardiane. Devono essere molto forti per aver turbato le mie padrone. Ma adesso ha poca importanza. Il mio bersaglio è solo uno. Che succede? Non mi dire che... No! Non dirà che i tuoi genitori sono... Non lo so. Non riesco a leggerlo. Non ne avrete bisogno. Attente! State indietro! Niente paura, Bloom. Sono Lord Bartleby. Ero scrivano di vostro padre e custode di questo libro. Sono molti anni che vi aspetto, principessa. Aspettavi me? Certo, e sono felice di vedere che state bene. Quando le tre streghe attaccarono Domino, vostro padre rischiò la vita per proteggere questo libro affinché arrivasse a voi. Hai conosciuto i miei genitori? Parlami di loro. Com'erano? Ora vedrete. Trovato. Questo è il capitolo su Oritel e Merion. Sono stati gli ultimi a regnare su Domino. È la foto delle loro nozze! Avete visto l'abito della regina? Semplicemente fataloso! Nei loro occhi c'è una forza infinita. Riven! Riven! Vediamo. Quella deve essere Daphne. Guarda che coppia! Eravate davvero del
dolcissime. Dai, Barty, tira fuori qualche altra foto della nostra Bloom da piccola. Prego? Non farcele sospirare, ce ne sarà qualcun'altra in quel bel librone. Mi dispiace, signorina, c'è solo quello che vedete. Inoltre, scusate, ma dobbiamo fare in fretta. Il mio tempo è limitato. Oh, uffa, che tipo noioso. Ora, se giro la pagina... Figo! Questa è la compagnia della luce prima della battaglia contro le streghe antenate. C'è anche la direttrice Faragonda. Guardate com'era giovane. Un'altra pagina, Bartleby. Voglio sapere che cosa avvenne. Strano, non c'è risposta. Orithel e Marion scomparvero nella dimensione di Obsidian e neppure il libro del destino può dire cosa accadde oltre quella soglia oscura. Questo significa che sono morti? No, principessa, soltanto dispersi. Purtroppo non ne so molto di più. Non è possibile. Il libro del destino è come un vicolo cieco. Un momento. Lord Bartleby, il libro racconta il destino di tutti i membri della famiglia reale di Domino, giusto? Oh sì, naturalmente. Ci sarà anche un capitolo dedicato a Bloom. Ma certo! Perché non ci abbiamo pensato subito? Se il destino di Bloom è cercare i suoi genitori, allora... Allora il libro risponderà a tutte le nostre domande. Rime. Rime. Ma che cos'è? Rime. Chi c'è? Dunque, principessa, se lo desiderate, vediamo cosa dicono le pagine che riguardano il vostro futuro. Ma scoprirlo può essere molto pericoloso. Sono pronta, Bartleby, ti ascolto. Interessante. Tutti i destini convergono in un'unica profezia, che per tanto tempo hanno raccontato gli anziani di Domino. Al crocevia delle strade infinite, i demoni di tenebra condurranno all'abisso del popolo prigioniero nella roccia. Un re senza corona salverà il sovrano di un regno perduto e una compagnia di sei che la luce difende risplenderà con forza abbagliante nell'oscurità. E ciò che un tempo era perduto potrà tornare ad essere. Io non capisco. Cosa ha a che fare questo con i miei genitori? Offeso. Ma che ti succede? Ti sei tutto scolorito. Il mio tempo a disposizione sta per scadere. Un giorno, quando verranno aggiunte nuove pagine alla storia dei reali di Domino, tornerò qui a raccontarle. E spero di avere così il privilegio di rivedervi, principessa Bloom. Bartleby, che cosa c'è nell'ultima pagina del mio futuro? Niente, principessa. Che significa niente? Significa che il vostro destino non è ancora stato scritto. Sarete solo voi a decidere il finale di tutta questa storia. Non dimenticatelo mai. Addio! Aspetta, ti prego! Riven! Ragazzi, fatelo respirare. Non stiamogli tutti addosso. Oh. Riven! Riven! Presto! Portiamola dal ferro. Riven, riesci a sentirmi? Rilassati, Musa. Riven è un tipo tosto e scommetto che si riprenderà prima di... Ops! Riven, sei guarito. È merito mio! È tutto merito mio! Bentornato, mio caro. Ah? Ci sei mancato. Riven. Amico mio, sai dirmi quante dita sono queste? Due. Ma non sono assolutamente tuo amico. Ma non sono assolutamente tuo amico. Ora che sono deboli e stravolte, sento che questo è il momento migliore per attaccare. Va, Mandragora! Va e fai in modo di non tornare a mani vuote! La dimensione di Obsidian, hai detto? Lei la conosce? Sa cos'è? Purtroppo sì, mia cara. C'è un varco antico e profondo in un luogo lontano e segreto. Il passaggio attraverso una dimensione di paura e dolore. Quell'immagine spaventosa che ti è apparsa sul libro, quella è Obsidian. Il regno degli incubi dove sono rinchiusi i mostri e le creature più orribili e diaboliche. È questa la storia che ogni bambino di Magix si è sentito raccontare quando faceva i capricci. E il cancello nero di Obsidian tiene il male lontano. È lì che le tre streghe sono state generate.
E i miei genitori potrebbero... Speriamo di no. Tutto quello che entra in Obsidian è perduto per sempre, corrotto dal male più oscuro. Con il potere assoluto delle tre padrone, nessuno potrà fermarmi. Spegnerò fino all'ultima scintilla di Domino. Guardate! Stella, ma che succede là fuori? È meglio che non ve lo dica. Ci stanno attaccando. Allora mi cambio. Ma l'anno scolastico è appena cominciato. Altea è piena di fate inesperte. Non potremo contare sul loro aiuto. Specialisti, entriamo in azione. E ricordatevi, quando utilizzate questo incantesimo... Non abbiate paura, ragazzi! No! Brutto mostro! Non mi fai paura! Onda di compressione! E questo è solo l'inizio! Per il potere assoluto delle tenebre, io ti ordino di... Mirta! Frena, ragazza mia! Non serve fare ricorso alla magia negativa delle streghe. Ci vuole ben altro per fermare il tuo vecchio insegnante di trasformazione. Conquistare Alpea e di certo non ci riuscirà un verme gigante! Lame infuocate! Attento, Palladium! Bella presa, Elia! Lo tengo! Aiutatemi! Tempismo perfetto, ragazzi! Dobbiamo trattenere questi mostri per permettere a tutte le ragazze di mettersi in salvo! Mandiamo a Nanna questo bestione troppo cresciuto. Aiuto! Aiuto! Correte ad aiutare le altre! Mi occuperò io del nostro ospite. Che so ancora cavarmela da sola. Sarà meglio che tu ti prenda cura di quella strega. È Mandragora. Ti suona familiare? Mandragora? Qui? Non è possibile. Ma chi è Mandragora? Corri! Adesso non è il momento per le spiegazioni. Per Magix! Ah! Perché voi cattivoni vi circondate sempre di questi mostri fuori moda? Fuggite di fronte a Mandragora, la custode della dimensione di Obsidian, sciame del supplizio! La mia barriera non resiste! Non preoccupatevi per la messa in piega, non ne avrete più bisogno tra poco, quando cadrete con Alpea! Immediatamente al riparo o sarò costretta a mettervi in punizione. Ispettrice Griselda, non può trattarci così, siamo delle fate diplomate. Creatura patetica, buio eterno! Non ce la farai. Sono troppo forte per voi. In me scorre veloce la furia delle tre streghe antenate. Chi ha osato? Questi sembrano i giorni delle rimpatriate tra vecchi amici. Faragonda, maledetta! Ve la vedrete con i miei insetti! Armata, all'attacco! Dici a loro? Ve ne pentirete! Winx, con me! Tutte insieme, punto di contatto! Energia della terra! Unione tecnomagica! Morphix incantato! Forza del sole! Potenza del suono!
potere! Direttrice, l'abbiamo presa! Trattenetela, Bloom! Non so come tu sia riuscita a emergere da quel pozzo oscuro, ma per le forze del bene e della luce, ti ordino di tornare nel tuo abisso! Bloom, allora questo è il suo nome. È lei che stavo cercando! Ce l'abbiamo fatta! Ma la scuola è andata in pezzi. Oh. Direttrice Paragonda, no! Sta bene? Cos'è successo? Queste sono tutte le pozioni curative che sono riuscito a salvare. Come sta Faragonda? Abbastanza bene. Ha perso i sensi per aver usato troppa energia nello stesso momento. Purtroppo, molte studentesse sono rimaste ferite. Questo è un giorno davvero triste per Alfea. Hai visto quanto sono brava, Kiko? Per essermi intestardita a cercare i miei genitori, ho risvegliato un antico male che credevamo sepolto. Le tre streghe antenate. Il male assoluto. Non finiranno mai di tormentarmi. Dici che il libro lo sa? Sentirti, chatta. La fata guardiana della musica. Sono tanto fiera di te. In digitale veniamo ancora più carine. Siete arrivate sin qui per tirarci su di morale. Siamo qui per rimettere in piedi Alfea. Abbiamo portato qualcosa di buono da mangiare. E medicine incantate per guarire ogni ferita. Perché la vita continua. Ci sono ancora un mucchio di momenti felici da trascorrere insieme. Oh, chatta. Sarebbe bello imparare a reagire così. Ogni volta che abbiamo un problema. Ma, direttrice Faragonda, perché si è alzata dal letto? Avevo bisogno di parlare con te. Con me? Sì. Non voglio che pensi che ultimamente io non abbia creduto nei tuoi sogni. Mia cara, scoprirai che niente conta più di chi crede in te. Non sei un peso per chi ti vuole bene davvero. Fidati di loro, Bloom. Grazie. Lo farò. Lo so. Ti credo. Quindi il potere di Domino non è racchiuso in un oggetto. È una persona, una fata. Sì, la fata chiamata Bloom. Bloom? Bloom, la figlia di Re Oritel. Daphne riuscì a metterla in salvo prima che... prima che la uccidessimo. Rapirla ad Alfea per condurla qui sarebbe stato impossibile. Ha alleati forti, le sue amiche, Faragonda e Hagen. Faragonda e Hagen della Compagnia della Luce? Possano bruciare in eterno per averci confinato in questo luogo. Ancora per poco, sorelle. Ora dovremo solo aspettare che le fatine vengano a Obsidian cadendo nella nostra trappola. E quel Riven farà proprio al caso nostro. Il veleno del mio insetto ha funzionato perfettamente su di lui. Ora è un pupazzo nelle mie mani! Non lasceremo che la fiamma del fuoco arrivi a bruciarci! La profezia, sorelle! Ricordate? Ebbene, la profezia non dovrà compiersi! Lo impediremo personalmente! Non ci resta altro che andare nel mondo selvaggio di Obsidian, se vogliamo ritrovare i genitori di Bloom.
quel luogo è proibito, giusto? A meno che tu non sia composta di pura malvagità, se cerchiamo di farlo noi dovremmo affrontarne le conseguenze. Obsidian assorbirebbe i nostri poteri, le probabilità di trovare qualcosa sono praticamente zero. Bloom è nostra amica. È giusto fare tutto quello che possiamo per aiutarla, ma... Niente ma, la cosa di cui ci dobbiamo preoccupare ora è trovare il cerchio di Obsidian. Facciamole vedere che ricordiamo ancora cosa vuol dire essere una Winx e non dimentichiamolo mai. Di un po', sei diventata daltonica per caso? Se avevi finito lo smalto potevi fartelo prestare. Chi detta moda, non si fa prestare mai lo smalto. Sì, ma voi che ne capite? Ok, ok, tranquillo. Fate i bravi. Ho già chiesto a Whiskitz di mandarvi a Gardenia da Mike e Vanessa. Ciao! Dove credi di andare tu? Ragazze, io parto per Obsidian. Ora so che devo arrivare laggiù. Ma lo farò da sola. Sì, sì. Fammi indovinare. Non vuoi che nessun altro rimanga ferito per causa tua, vero? Le tre streghe antenate sono ancora vive. E sono a Obsidian. Affermativo, e se stanno praticando i loro incantesimi malvagi? Allora come fate guardiane sarebbe irresponsabile da parte nostra non andare a controllare? Questa storia è iniziata insieme e così finirà. Insieme? Chi pensavi di prendere in giro? Non vuoi andare da sola? Ora andiamo, gli specialisti ci aspettano per darci un passaggio. Ciao! E voi dove credete di andare? Potrei cercare di fermare quelle ragazze, ma sarebbe inutile. Faragonda, puoi essere orgogliosa di loro. Lo sono, Hagen, lo sono. Ma sono anche preoccupata. Fin dove le spingerà il loro coraggio? Sono giovani come lo eravamo noi, e tu gli hai insegnato il valore del bene universale. Vincere. Ora aspetta a loro. Il nostro primo obiettivo è raggiungere e individuare il cancello nero, il portale di Obsidian. Il cancello nero un tempo era sigillato e in questo caso avremo bisogno di Loquette e dell'albero dei portali nel villaggio delle Pixie. Non so perché, ma mi sento osservata. Lì sono custodite le chiavi di ogni varco e ogni portale della dimensione magica. L'albero dei portali sarà la nostra prima tappa. Bloom, prima che tu vada forse dovremmo parlare. Non ti ho ancora raccontato... Aspetta, è successo qualcosa tra te e la ragazza in uniforme che ho visto il giorno della festa? Cosa? No, no, certo che no. Ma che dici? Come ti viene in mente? Bene, allora per adesso mi basta. Ma ci vuole solo un secondo. Le donne... Siamo noi tutte per una nave su te, Wings, segui il tuo cuore. Non preoccuparti, Bloom. Andremo noi. Tu resta qui. Ma non potete! Io devo aiutarvi. Devo... Devi? Fidati di loro. Ci siamo anche noi! Devo stare attenta che le Pixie non combinino guai. Siete pronte, ragazze? Wow! Da qui sembra tutto diverso. Bah, così piccola mi noteranno solo formiche e scarafaggi. Ciao, Bloom. A presto! Faremo in un battibaleno! Quante serrature! Seguitemi! Come fai a sapere che è proprio questa l'entrata giusta? Tu hai i tuoi poteri con quella roba elettronica. Io ho i miei. Guardate, non pensavo che in tutta la dimensione magica ci fossero tante serrature. Ogni chiave ha la sua porta. Wow, di cose incredibili ne abbiamo viste, ma questo è straordinario. Ehi, Loquette, vedi qualcosa? Non ancora.
stata. Mi sto esercitando con gli scherzi magici, se no che gialli sarei. Giorgia! Che belle, però. È vero. Oh, oh, attenta, Jolly, corri! Aiuto, padre! Ha bisogno di una messa a punto. Oh, 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 che disastro! Oh no, l'esplosione ha mescolato tutte le chiavi. Non ti deconcentrare, Locat, la chiave non sarà lontana. Posso farcela, posso farcela, posso farcela. Oh oh. No? Resisti. Puoi farcela! Non arrenderti! Non è ancora finita, piccola Locat! Relax, ragazzi! È proprio là! Oh. Yippee! Locat, sono così orgogliosa di te! Avrei voluto esserci! Sei la migliore! Benvenuti ad Obsidian, dove mandare in vacanza chi ti è antipatica. Carino qui. Ragazze, ricordatemi di ringraziarvi per questi paradisi che mi fate conoscere. C'è poco da ridere. Le forze oscure di Obsidian sono così forti che già sento i miei poteri indebolirsi. Abbiamo fatto bene a lasciare le Pixie al villaggio. Probabilmente non sarebbero riuscite a sopravvivere qui. Questo posto è proprio orrendo. Anche ai cattivi non farebbe male un po' di buon gusto. Ci vorrebbe un pizzico di stile, almeno nel design. Oh! Ehi, Bloom, qualcosa mi dice che siamo arrivati. Già, quello deve essere il portale. Ed ecco la serratura per la nostra chiave. Bene, ormai indietro non si torna. Se qualcuno ha un'idea migliore, parli adesso o mai più. Trema tutto! Oh! Attenti! Guarda! Il sentiero per il portale ora è libero! Non resta che passarci attraverso. Credo proprio che dall'altra parte ci sia quello che cerchiamo. Ragazze, chi ha voglia di fare il primo passo? Mm? Oh, che schifo! Non vi preoccupate, è caldo. Fa il solletico. Oh. Adesso! Ancora lei? Che noia! È una trappola! Voi ragazze andate, ci pensiamo noi! Colpiteli! Oh! Riven, la chiave! Eh? Riven, no! Ma che stai... Scusa, amico. Ci devi qualche spiegazione. Bel colpo, Sky. Ma troppo tardi. No! Sky! No! Sky, attento! No! I tuoi amici non hanno più artigli e le Winx hanno appena imboccato una strada senza ritorno. Riven, perché l'hai fatto, amore mio? No! No! Musa! Riven! Ragazze, dovete aiutarmi! Ragazze! Yuhu! C'è nessuno? Niente peggio di un centro commerciale di lunedì. Bloom, Tecna, Aisha, Stella! Mi sentite? Da pensarci bene è impossibile. Il mio palmare non dà segnali. È come se fossi nel nulla. Oh! Ma cosa... No! Aiuto! La profezia non sbagliava. Al crocevia delle infinite strade, demoni di roccia conducono all'abisso. Queste piante, da dove provengono? Non riesco a stabilire un contatto con loro. Sono morte! Ah! Troppi dati!
confusi, perdono di significato, di logica, mi scoppia la testa! Le mie mani! Ok, stai calma, sto sparendo, sto svanendo, ma io non posso sparire, sono troppo carina. Questa oscurità è più forte di me. Orite! Merion! Sono immagini della Compagnia della Luce. È la loro storia. Deve essere una trappola preparata dalle streghe antenate. Quello è il vortice di energia oscura in cui sono scomparse con i miei genitori. Il Morphix mi ha aggredita. Io sono stata attaccata da piante senza vita. Già, e io stavo sparendo. Che brutta sensazione. La strada per arrivare alle tre antenate era piena delle nostre paure più profonde e sconosciute. Ma ora siamo qui. Ora ce le siamo lasciate alle spalle. Ma quella è la spada costruita da Hagen. E questa statua, questa è la statua di mio padre, Oriten. Ma perché è qui? Quella non è una statua, smorfiosetta. Non lo riconosci? È tuo padre in pietra e ossa! Cosa? No! Papà! Così l'abbiamo torturato per tutti questi anni! E questa è stata la sorte di tutti gli abitanti di Domino! Dai il benvenuto al tuo popolo, ultima principessa di Domino! Il segreto del tuo regno è che il regno non è perduto! Non li hai riconosciuti, Bloom? Te li facciamo vedere più da vicino. Oh, ferma! La Compagnia della Luce ha imprigionato il nostro spirito in questo regno oscuro. Ma non è un problema non avere più corpo se puoi prenderne in prestito altri? Qui dentro i nostri poteri sono deboli! È come se avessimo le pile scariche! I vostri poteri si stanno spegnendo, fatine! Non colpirla! No! Via da me, fuori! Siamo deboli qui dentro, non ce la facciamo! Ragazze, cosa vi sta succedendo? Soccombono all'oscurità di questo luogo. Solo tu ne sembri immune per quella stessa forza che hai dentro e che tornava a dare energia alla spada. Benvenuto, Riven, nel luogo senza speranza e senza amore di chi non ha paura di abbracciare il male. Uccido i vecchi amici e ti porto a conoscere i nuovi. No! Abbiamo vissuto troppo a lungo in questa prigione. Ora è tempo di tornare libere. Guarda tuo padre Oritel, intrappolato qui dentro come il male che ha combattuto fino alla fine. La sua spada è così ricca della potenza di Domino che noi stessi non riusciamo a distruggerla, neanche a toccarla. Nulla è servito tentare di possedere il corpo di tuo padre. La sua forza di volontà è ancora viva. Né tantomeno è servito portare quei guerrieri più feroci di ogni dimensione morti al solo sfiorarla. Dentro di te scorre il sangue reale di Domino. Tu stessa sei la potenza del fuoco del drago. Tu sola puoi sollevarla e distruggerla. E dopo tutto sarà finito. Ti lasceremo tornare a scuola e dimenticherai questo brutto incubo. No! In questa spada scorre la mia stessa energia vitale. Distruggendola, distruggerei me stessa e tutto ciò che il potere di Domino rappresenta. E allora vediamo di diventare più convincenti. Ci chiedevamo. Ed è un po' che non vediamo Mike e Vanessa. Come staranno? Mike! Vanessa! Che volete da loro? Non da loro, Bloom. Da te. Distruggi la spada e la loro vita sarà salva. Dopo aver ucciso quei miseri specialisti, per Mandragora sarà un vero piacere far fuori i tuoi genitori adottivi. Adesso lì e aspetta solo un nostro ordine. A te la scelta, Bloom. Vuoi ostinarti a salvare un padre che non hai mai conosciuto e veder così morire i tuoi cari genitori adottivi? Loro ti hanno cresciuta con tanto amore. Qualsiasi sarà la tua scelta, oggi qualcuno morirà.
Credete che io cada nei vostri tranelli così facilmente? Sei impazzita, principessa! È la prima volta che vedo Mike vicino a un gatto senza starnutire. Se fosse davvero lui, l'allergia lo farebbe starnutire di continuo. E sinceramente non credo che Mandragora si sia liberata tanto facilmente degli specialisti. Sfera di fuoco del drago! Pagherai per ciò che hai fatto, Mandragora! Forza, ragazzi! Facciamo un po' di disinfestazione! Non vedevo l'ora! Musa, stai bene? Sono una fata. So come proteggermi. Che ti è successo, amore mio? Ero sotto il controllo di Mandragora. E credimi se ti dico che per me non è stato facile capire per cosa combattere. E adesso finalmente l'hai capito? L'ho sempre saputo, per te. Andiamo, non vorrei che questo affare si richiudesse un'altra volta. Mandragora, torna da noi! Brandon, voi occupatevi degli insetti. Io inseguo Mandragora. D'accordo, Sky. Qui possiamo cavarcela anche da soli. Prendete! Ma che succede? Anche il tuo potere è finito, principessina. Impugna la spada di Oritel e distruggila! L'uomo che l'ha forgiata mi ha detto che può essere impugnata solo da un re dal cuore nobile. Allora la prenderò io per te, Bloom. Sky, ce l'avete fatta! Prego, accomodati, è tutta tua! No, Sky! Non farlo! Tu sei ancora un principe! No! Ti prego, Sky, no! La spada, Bloom! Distruggila adesso che ha ucciso anche l'uomo che amavi! Le mie amiche, Sky, come nel mio incubo, ce la posso fare da sola. Tu non sarai mai sola. Daphne! Daphne, si muore una volta sola, ma evidentemente a te non è bastato. Il potere della Domino che avete distrutto adesso distruggerà voi. Sei pronta, sorella? Insieme. Bentornata, Mandragora. Una mano in più per strangolarla! Credevi di farla franca nel mondo dell'oscurità, e invece così hai condannato per sempre tutti quelli che dicevi di amare! Sono contento di rivederti. Sky, ma tu eri... Voglio dire, come hai fatto a estrarre la spada del re? Solo un re poteva estrarre la spada. E io sono un re. Mio padre ha abdicato dopo il mio diploma. Sono il nuovo re di Heraklion. Perché non me l'hai detto prima? Veramente ho cercato di dirtelo un sacco di volte, ma il momento non era mai quello giusto. La profezia aveva ragione. Un re senza corona salverà il sovrano di un regno perduto. E ciò che è perduto potrà tornare a essere. E se un vortice di energia oscura ha intrappolato gli abitanti di Domino, un'energia bianca potrà rendere loro la libertà. Ah!
Marion, Marion, la tortura è finita. Non ce la facevo più ad averti così vicino, senza poterti neanche sfiorare. Sono sempre stata con te, amore mio. Non ti avrei mai abbandonato. Mamma, papà, Daphne, cosa ti è successo? Sono accadute tante cose, ma ciò che adesso importa è che voi siete liberi ed è tutto merito di Bloom. Bloom? La mia bambina. Una festa per la rinascita di Domino. Che potrebbe esserci di meglio? Sei sicura di esserti ripresa? Invitami a ballare e potrai scoprirlo da solo. Sei una bellissima principessa. Anche se sei cresciuta, hai conservato quegli occhi di bambina sempre sorridente che avevi sin da piccola. Non sai quanto ho aspettato questo momento. Ho sognato di non rivederti più. Chissà quante volte abbiamo fatto lo stesso sogno. Posso parlare anch'io con mia figlia? Oppure la mia regina la vuole tutta per sé? Papà! Sei cresciuta senza di noi, figlia mia. Ma voglio che tu sappia che se non ci siamo stati nella prima parte della tua vita, ci saremo di certo in quella che verrà. Dobbiamo tutto a chi ha saputo starti vicino ancora meglio di quanto avremmo fatto noi. Così li abbiamo invitati per ringraziarli di persona. Spero non ti dispiace. Mike! Vanessa! Sei una principessa a tutti gli effetti adesso! Anche se per noi lo sei sempre stata. Anche senza tutto questo. E ora, col vostro permesso, qui a Domino c'è una regola che è impossibile trasgredire. E cioè che in ogni festa le danze vengono aperte dal re e da sua figlia. Bloom. Forse c'è qualcun altro che vorrebbe avere l'onore di un ballo con te. Dimmi. Volevo dirti che sei stato coraggioso a fare quello che hai fatto. Coraggioso sarebbe stato infrangere le leggi di Heraclion e rivelarti che stavo per diventare re. E che in questo viaggio avrei dovuto affrontare la solitudine e la più ferrea disciplina. E fuggire dal proprio ritiro per danzare al chiaro di luna? A che disciplina apparterrebbe, Vostra Maestà? Il re di Heraclion. Adesso dovrò chiamarti Altezza e salutarti con un bel inchino. No, dovrò essere io a inchinarmi. Ringraziarti per la tua fiducia, per i tuoi occhi e per il tuo amore. Ehi, Bloom! Senza di te le danze non cominciano! Dai, così posso fare invidia a tutti col mio bel vestitino! Stella, non potrei mai privarti di questo piacere. Così, quella fata, cercando le sue origini, trovò la fiducia in se stessa e nelle persone che amava. Andò incontro a quello in cui credeva e vinse la sua battaglia più grande, salvando il regno e riunendo la propria famiglia. Diventando una fata guardiana, ora, sulle pagine del Libro del Destino, c'è una nuova compagnia della luce, le Winx. Ragazzine! Le abbiamo manovrate come burattini! Hanno distrutto Obsidian e così siamo di nuovo libere! Ora dobbiamo solo impossessarci di nuovi corpi! Le farfalline sono cadute nella nostra ragnatela! E molto presto strapperemo loro quelle stupide ali da fata! Promises have meaning once again, and broken dreams are drifting too
waking for the first time, waking for the very first time to the sun. I'm getting I'm waiting for the first.